Robinson with a left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah! Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui tornati alla nostra carriera allenatore con il Fulham. Questo episodio lo registro subito dopo lo scorso e quindi ho ancora poca voce, però questo è il tempo che ho a disposizione a colpa dell'università e quindi devo registrare, cioè devo, potrei anche non registrare e non portarvi nessun episodio, però non è quello che voglio fare. Quindi siamo rimasti in una situazione un po' ancora difficile, il nostro Fulham che non si azzarda a riprendersi. Ho cambiato la formazione, ma avete messo il 4-3 offensivo sperando che migliori con Carney trequartista, dovrebbe essere il nostro fulcro della squadra. E arrivano anche due mail importanti, perché la prima ci dice che Godoy è infortunato per 3 settimane, quindi per il momento dobbiamo utilizzare Fredericks, che non è che sia male, quindi va benissimo. Però questa mail è fondamentale, cioè si vede dalla valutazione 66, qui dobbiamo fare qualcosa. E la maggior parte di questa valutazione si è abbassata perché non siamo bene in profilo economico. Dobbiamo chiudere con un attivo di 20 milioni, siamo con un passivo di 5, quindi dobbiamo guadagnare in qualche modo 25 milioni. Io penso che a gennaio soprattutto venderemo. Magari prendiamo qualcosa in prestito piuttosto, ma a gennaio dovremo molto vendere e comprare veramente poco e a poco prezzo. Siamo contro il Bristol, però vi voglio far vedere il calendario, cioè le 4 partite di oggi, che è contro il Bristol, Wolves che dobbiamo giocare assolutamente in trasferta, sarà una partita difficilissima, però dobbiamo veramente giocarla, Derby County e Sheffield United, quindi io direi di simulare una tra il Derby e Bristol. Guardiamo come sono messe in classifica. No, scherzavo, il Derby non lo possiamo simulare perché è secondo, il Bristol è sotto di noi decimo. Quindi mi sa che dobbiamo andare a simulare contro lo Sheffield, che è 21esimo, anche se è fuori casa la partita, però speriamo comunque di raccattare qualcosa. Quindi andiamo a giocarci questa prima partita contro il Bristol. Abbiamo una squadra molto stanca, ho dovuto fare molti cambi. Il trio d'attacco è Mollo, Fonte, Camara, centrocampo Gomez dentro le punte, quindi sarà lui il nostro fulcro del gioco per questa partita. Io credo molto in questo giovane, quindi penso che possa fare bene. De Jong si siede davanti alla difesa, non si segnò, Rin, Kalash, Fredericks, Drommel. Ancora lui Camara in mezzo per Gomez, può provare il tiro da fuori Gomez! Subito il nostro giovanissimo fa l'1-0 dopo 7 minuti, ma che botta da fuori area di Gomez. Qui Camara in qualche modo trova il passaggio in mezzo per Gomez, che è libero allora dal limite dell'area, anzi un po' fuori dall'area, trova sto diagonale incredibile, l'1-0 subito. Bravo Gomez. Ancora Gomez, ancora lui, si ferma, rientra alla grande, manca poco per il tiro però. C'è ancora l'azione per Camara, che frega il portiere, non se l'aspettavo più il tiro di Camara, che trova il gol, il 2-0 al 14esimo, mamma mia. Ancora Camara che se ne va, Camara c'è in mezzo, che sta arrivando Fonte, 3-0, vabbè ragazzi, sono delle partite che sembrano facilissime e non capisco bene il perché, cioè le altre partite sudiamo, non riusciamo a trovare gol. E poi sono delle partite dove proviamo gol a raffica, in 20 minuti siamo già 3-0. Sono forse l'ultima occasione per noi. Palla in mezzo a cercare Fonte che non ci arriva. E qui l'arbitro fischierà alla fine, esatto. 3-0, fine primo tempo. Per il momento veramente in scioltezza. Non si è mai reso pericoloso il Bristol City, quindi continuiamo così e andiamo a vincere. 3 punti che ci fanno bene, per il morale soprattutto. Una palla per Fonte che si gira il tiro. Peccato centrale, deve essere il 4-0, una buona occasione per noi. Dai, continuiamo a stare in attacco con questo calcio d'angolo di Mollo per Fonte, che tenta la girata, un po' troppo difficile. Io farei intanto un paio di cambi perché De Jong era veramente stanco, metto Carney, lo lascio centrocampista centrale per lasciare il trequartista Gomez, che ha fatto un bellissimo gol tra l'altro, quindi voglio lasciargli il merito di quella posizione. E poi alla sinistra ho messo Aite per Chebano, che anche lui era un po' stanco, anzi per Mollo, scusate. Buono quella palla di prima di Rui Fonte per Gomez, che vuole la doppietta, un po' stanco il ragazzino. Si ferma la grande, Gomez se ne va, il tiro a giro! E vabbè, si inizia così questo episodio, una doppietta spettacolare di Gomez, un ottimo 4-0, penso finirà così. Io non ho parole, veramente, come lo scorso episodio iniziamo con una super vittoria, però dobbiamo mantenere il rullino, con questa carica, con questa forza. Ragazzi, non so perché la perdiamo nelle altre partite, vediamo di non perderla stavolta.
e finisce proprio qua la partita sul 4-0, un'ottima vittoria che ci fa bene, ripeto, per il morale, partita che comunque ci liberiamo della squadra che era dietro di noi, che era decima dietro di noi, e speriamo di guadagnare qualche punto sulle dirette avversarie, che ovviamente vi faccio vedere sempre la classifica, perché è una classifica sempre in continuo evolvere, quindi non si sa mai in che posizione sei. Forse questa volta siamo tornati, sì, in posizione promozione, siamo quinti a 5 punti dal Derby County e a 10 dagli Wolverhampton, quindi Wolverhampton è veramente tosto da recuperare, però il Derby County è lì, 5 punti non sono troppi, e adesso abbiamo anche due sfide veramente toste. Lo porto giusto in panchina Kite, proprio perché non voglio che rompa le scatole, però lo metterò proprio se stravinciamo, allora lo metto, ma dubito contro gli Wolves, che è veramente la partita più tosta della stagione, anche fuori casa, quindi è proprio quella più tosta. Dobbiamo fare veramente bella figura e andare a cercare la vittoria. Non sarà facile, ma noi ci proviamo. Ecco qui, la partita veramente della vita per il nostro Fulham, Wolves Fulham. Guardiamo un pochino la formazione, anzi vi fa vedere prima la classifica con Wolves che sono a 35 punti, noi a 25, quindi sono veramente alti in classifica, non hanno mai perso, è una curiosità questa, 5 pareggi e 10 vittorie, veramente un rollino di marcia assurdo per i Wolves, per i Lupi. Andiamo a vedere la squadra, perché sono curioso di vedere con che squadra si presentano, con Jota, Bonatini, Zero, Neves e Price davanti alla difesa, la difesa 5, con Douglas, House, non vedo il difensore centrale, Butt, Doherty e Ikeme in porta. In realtà non è una squadra così conosciuta, cioè non sono nomi veramente che spiccano, però gioca bene, cioè è inutile dirlo. Non sono mai stati battuti, noi dobbiamo essere i primi a batterli. Perché Leon prova subito a portare avanti l'azione, ci stava l'1-2, è stato deviato, Cane qui non riesce a recuperare palla, però manteniamo alto il pressing, dobbiamo costringerli all'errore per poi recuperare palla e andare a contrattacco. Eccolo qui l'errore, subito ve l'ho detto, palla per Fonte. Fonte in mezzo, ancora, c'è di là, è solo, e sì, l'1-0, penso di, non mi ricordo chi è Chibano, dovrebbe esserci Chibano lì sulla sinistra, sì, è proprio lui, 1-0, 12 minuti, siamo in vantaggio contro gli Wolves, mamma mia. E Kluivert, poi che grandissimo Kluivert, tienila, mamma mia Kluivert, che giocatore, la palla in mezzo è per McDonald, McDonald vede Frank de Jong, prova a liberarsi, ancora lo fa bene, il tiro, oddio, che gol di De Jong, che gol di De Jong, al 19esimo, traversa e poi la palla entra di pochissimo, assurdo, inizio, assurdo, 4-3-4 per il momento sta funzionando veramente bene, oh no, qui l'1-2, ottimo, Carne si è inserito il tiro, e c'è il 3-0 del nostro capitano, al 37esimo, triplo vantaggio contro gli Wolves, fuori casa, squadra imbattuta, e noi andiamo a vincerla, andiamo a vincerla ragazzi. Finisce il primo tempo ragazzi, 3-0, mamma mia che Fulham, stiamo annientando questo Wolves e va benissimo così. Io ragazzi De Jong lo devo togliere perché è veramente stanco, io faccio questo cambio che, boh, ammazzatevi, ma metto Kite perché mi ha chiesto di giocare, lo metto trequartista. Nel fulcro del gioco del nostro Fulham ci va questo ragazzino buttato lì contro la prima in classifica. Abbiamo un triplo vantaggio che non dobbiamo far altro che mantenere. Buono qui l'1-2. Mamma mia Chebano, Chebano se ne va, Chebano con il tiro, ma tira che ho angolato e tira dentro la porta, Chebano dai. Buono Fonte per Kite di prima, buono per Kluivert, dai dai che si è fatto vedere anche il giovane Kite, il tiro di Kluivert alto di fuoco sopra la traversa. Peccato, potevamo veramente chiudere definitivamente, anche se 20 minuti alla fine è difficile per gli Wolves recuperarlo. Ancora Kluivert. Kluivert rientra, perfetto per Carney, che può cercare il tiro anche col destro, ancora alto. Ci è mancata un po' la precisione in questo secondo tempo, però è comprensibile, la squadra inizia a essere un pochino stanca e col 3-0 in saccoccia anche un po' libera di mente, quindi abbiamo provato cose anche un pochino più difficili, ma ce lo possiamo permettere, incredibile in questa partita, non me lo sarei mai aspettato questo risultato. E finisce qua la nostra partita della vita, 3-0, grandissima vittoria contro i primi in classifica che vi ricordo erano ancora imbattuti, li abbiamo annientati, hanno fatto un tiro in porta,
noi 4, ci sono bastati per fare 3 gol. E quindi andiamo a prendere 3 punti sulla prima, però spero di aver preso anche qualche punto sulle altre che sono davanti a noi ancora, perché dobbiamo risalire piano piano la classifica. Attenzione, scendiamo ancora di valutazione, però ragazzi, cioè, ho battuto la prima in classifica, siamo quarti, a 5 punti ancora da Derby County, però a 7 dalla vetta, e mi fai calare così la valutazione? No, però. Continuiamo ragazzi con gli allenamenti. Come c'è salito a 68, Clivert a 75, ma li voglio ancora allenare, anche se vorrei mettere pure Drommel. Robinson prende una A e una B e sale a 49, bravo ragazzo. Sessegnon comunque continua a crescere, Clivert lo potremmo togliere, però forse ancora se lo vorrei far crescere, perché è un ragazzo che su cui punto veramente tanto. Quindi avanziamo, che facciamo allenamenti, però ci ho ripensato, voglio levare per il momento Clivert, che tanto crescerà comunque visto che è titolare, continuerà a crescere. Mettiamo Drommel, che per me è importante. Button è un 69, mentre Bettinelli è ancora un 68, però in teoria Bettinelli dovrebbe andare via, se non erro. Andiamo a allenare Drommel a difendere sui cross, uscita sull'attaccante, facciamo uscita sull'attaccante, dai, che allena più parametri. Quindi simuliamo tutto e vediamo, speriamo che salga qualcuno, ovviamente come sempre no, però Gomez prende una bella A, bravo lui. Ok ragazzi, altra partita importantissima contro il Derby County, che è la seconda in classifica, quindi un'altra diretta avversaria, la giocherei con la formazione titolare, è tornato pure Odoi, ci sono veramente tutti, andiamo a vincere quest'altra partita, e veramente questo sarebbe un episodio eccezionale. L'ultima la simuleremo, anche se fuori casa, però ragazzi, come vi ho detto, 3 giocate, una simulata, e l'ultima è quella più semplice di questo turno, veramente tosto. Io mi guarderei anche il Derby County, che ha una bella difesa ragazzi, Olson, Davis, Kioff e Wisdom, con Carson in porta, una difesa veramente eccezionale. Non vedo i due centrocampisti davanti alla difesa, però a sinistra Ania, un altro giocatore veramente veloce e forte, e Russell a destra, idem. Nugent e Vidra in attacco, questa è una squadra veramente forte. E per noi non sarà facile, però se ci comportiamo come abbiamo fatto nelle ultime due partite non dovremmo avere problemi. Ragazzi, comunque consigliatemi come fare per aumentare il budget, il profitto mercato. Sì, ovviamente dovremmo vendere assolutamente a gennaio, e fin qui ci siamo, però non so se ci sono altri modi, tipo non utilizzare gli osservatori, richiamarli tutti, ditemi voi veramente, perché io non so come fare, sennò continuiamo a scendere di valutazione, è un casino. Tanto qui Rui Fonte ci prova, col destro ci riprova anche il sinistro, no, anticipato, va bene, dai. Dai Fonte, col tiro, la parata ancora, c'è Chebano, Chebano prova a liberarsi, però finisce il campo, Chebano. Attenzione, Ledley, Ledley pure a centrocampo, mamma mia, hanno una squadra veramente forte, veramente completa. Non è facile, perché comunque adesso sono in attacco loro e non si scola una palla dai piedi. Dai ragazzi, fate vedere di cosa è capace il Fulham. Questo forse è fuori gioco, no, niente, ma continuiamo. Prendiamo palla, bello, qui la ripartenza per Carney. Carney allarga sulla faccia per Clivert. Ancora di tacco per Carney. Prova a lanciarlo, su Kio. Bella questa occasione, dai. La palla è filtrante per Chebano. Corri Chebano, rientra. Chebano col tiro. Cerca il primo palo, trova forse il portiere, sì, è calcio d'angolo. Abbiamo un'altra occasione per Carney in mezzo per Kalash, anticipato ancora il portiere, e finisce qua, non ci fanno fare, anzi no, è fallo, però probabilmente finirà qua il primo tempo sullo 0-0. Per il momento Fulham che si sta comportando bene, dobbiamo agire di più, essere più incisivi, però la squadra c'è, l'abbiamo visto nelle prime due partite, quindi perché non continuare, perché non andare a vincere anche questa partita contro il Derby County, vi ricordo, seconda in classifica, non è facile, ma noi ci proviamo, come sempre. Attenzione qui al passaggio in mezzo, è pericoloso, liberiamo bene con Chebano, dai Chebano, partite, la palla di là ancora per Clivert, prova a fare il cambio, bello il cambio per Chebano, ancora Chebano se la porta troppo avanti, no Chebano, non mi puoi fare sti errori, era troppo importante stazione. Io levo Chebano perché sta giocando veramente male e non voglio un giocatore che giochi male in campo. Quindi provo con Mollo e poi metto anche Sissé per De Jong. Cambia abbastanza presto, siamo ancora al 57esimo, però possono fare la differenza secondo me. Riprendiamo palla con Suarez, la fa Suarez in mezzo per Sissé. C'è Fonte che è solo, Fonte si libera l'avversario, il tiro, ancora
No, ma no, non c'è verso, è impossibile. La palla ancora in mezzo per Sissé che la controlla male, la tiene lì. Commette anche fallo, ma c'è il vantaggio, peccato, ma questa è un'occasione veramente d'oro. Faccio l'ultimo cambio, voglio cambiare anche Fonte per avere più freschezza lì davanti. E metterei Camara o Aite. Aite, dai, dai Aite, credo in te. Dai ancora Aite, per Carney, 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 a spazio, prova il tiro, ancora Aite, di nuovo per Carney, la palla è deviata, non ci arriva per pochissimo. Peccato, un'occasione d'oro ancora. La palla in mezzo per Carney, per Aite, 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 ancora per Carney di prima. No, di prima devi tirare Carney. E finisce qua. Queste due occasioni per la coppia Carney e te che non sono riuscite a chiudere. Peccato, veramente peccato. Lì avevo tirato di prima, non so perché non abbia tirato Carney. Forse non se la sentiva col destro. Partita dove, ragazzi, abbiamo giocato solo noi, ma non troviamo il gol. Ci sono queste partite in cui ci addormentiamo. Non capisco perché, anche se Derby County, ripeto, è una squadra molto forte. Il Wolves continua a perdere punti, eh. Qui pareggia contro il Reading, quindi non si allontana il primo posto, non si allontana, penso, il secondo posto. A meno che non ci sia qualche scambio. Intanto scendiamo alla sesta posizione, ma siamo sempre lì. Derby County sempre secondo, a 5 punti da noi, e gli Wolves a 2 punti sopra, quindi sempre lì vicini. Andiamo a fare i nostri carissimi allenamenti, se riesco ad arrivarci, ok. Il nostro Robinson è già un 49 e si avvicina già al 50, bravo. Quindi simuliamo tutto, speriamo che continui a salire Robinson. No, non sale, prende una B e una D purtroppo. Drummer prende una buona A e si avvicina al 69. E continuiamo così, ragazzi. Adesso abbiamo una sfida abbastanza ravvicinata, che è l'ultima che simuleremo, quindi dovrò fare un po' di turnover sperando che il computer non mandi all'aria questo episodio, che devo dire molto positivo. Ok, andiamo a simulare quest'ultima partita di oggi contro lo Sheffield United. La formazione quasi titolare con Drommel, Frederick, Kalash, Rim, Sessegnò, Sissé, De Jong, Carney, Camara, Fonte e Kebano. È una partita difficile perché è simulata, semplicemente per quello. Però, ragazzi, una vittoria me la potete dare, una soddisfazione, una piccola soddisfazione. Carney, dopo l'infortunio, spero non grave, di Rim, anche se non è un titolare, Sissé raddoppia 2-0. Ragazzi, teniamolo sto vantaggio, ragazzi. Mancano 20 minuti. Sharp accorcia il 2-1 al 69esimo. No, no, ragazzi, No, non voglio vedere un altro gol, voglio lasciare così. Ok, 2-1, compatire, ma sono riusciti a vincere questa partita e saliamo quinti. Però, ragazzi, la valutazione continua a scendere, perché, ragazzi, io ve lo faccio vedere, il profitto continua a scendere. Era 5 milioni e qualcosa lo scorso episodio, adesso è già 6 milioni e mezzo. Io non capisco a cosa è dovuto, perché le spese sono maggiori dei guadagni. Sì, grazie, ma le spese da cosa derivano? Dalla rete osservatori, molti come vedete, dalla rete osservatori e dagli stipendi, che sono veramente troppo. I guadagni non sono abbastanza, i 2.5 milioni di biglietti non bastano, e la maggior parte sono dovuti ai trasferimenti, ovviamente, no? I merchandising 10 milioni non bastano, perché le spese sono veramente troppe. Io non so bene come fare. Ho richiamato un paio di osservatori, però consigliatemi voi altri modi per tornare a guadagnarci un pochino. Intanto è infortunato Rim per 2 giorni, quindi non è veramente assolutamente un problema. Io, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, consigliarmi ancora nuovi giocatori, consigliarmi metodi per non perdere ancora soldi in questa carriera, e vi invito a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Cerchiamo di arrivare a 150 mi piace e vi ricordo, come sempre, be yourself, stay ignorant. Benson with the left foot pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Yeah!